Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Questa tecnologia satellitare permette di vedere la mia localizzazione GPS in tempo reale attraverso il monitor delle centrali operative dei sperimentatori, collaudatori, manipolatori, torturatori che ci stanno in testa e sul corpo e spiano i nostri punti e la nostra localizzazione GPS attraverso una tecnologia di oltre 100 miliardi di euro che viene utilizzata proprio per la sperimentazione e il collaudo delle armi ad energie dirette per la manipolazione cerebrale sul nostro corpo. Questa è una console che immette le frequenze e le patologie sul nostro corpo attraverso dei parametri a colori che attraverso i satelliti spia e le scansioni con le armi ad energie dirette e telecamere termiche e sintetiche vedono sul nostro corpo, così possono sapere il colore che hanno puntato su una parte del nostro corpo e sanno che quel colore corrisponde a una grave patologia, a un attacco con arma di energia diretta e a una patologia che loro stanno immettendo nel nostro corpo, sia attraverso un elettroencefalografo satellitare transcranico, che sia attraverso l'elettroencefalografo a frequenza ad energia diretta elettromagnetica che viene immessa per creare gravissime patologie, dipendenze e attacchi con armi ad energie dirette per la manipolazione cerebrale e il ragionamento, che crea ovviamente danni devastanti sia a noi che a tutta la popolazione italiana. Cari amici, come potete vedere sul monitor, questo è un sistema che crea un'area geografica ben definita e utilizza una tecnologia satellitare che controlla in tempo reale migliaia di punti di tracciatura satellitare in locazione GPS e che è in grado di creare una mappatura, una tracciatura geografica in scanner a localizzazione geostazionaria attraverso un sistema in automatico che permette di controllare molteplici persone in tempo reale o molteplici puntamenti in tempo reale. Quindi la tecnologia è in grado addirittura di far vedere l'interazione che viene effettuata tra le persone, l'interazione che viene effettuata in un'area circondariale, i dialoghi di registrazione, le frequenze neurali, le analisi cerebrali. Perché il sistema deve lavorare con una sperimentazione di massa che deve essere collaudata su molteplici persone per attestare gli effetti collaterali delle radiazioni elettromagnetiche, delle radiazioni a microonde, delle frequenze infracraniche. Questo è il collegamento mio satellitare che mi hanno immesso dopo l'anomalo fermo delle forze dell'ordine il 10 febbraio del 2001 e che questo collegamento fa vedere la mia locazione GPS in tempo reale e sui monitor di questi presunti operatori vedono il punto della tracciatura dove io staziono, sia in latitudine che in longitudine, attraverso un sistema GPS. Poi loro ci vedono con delle telecamere a scansione sintetica e operano attraverso una sorta di tecnologia che permette di vedere dentro casa, attraverso i satelliti spia, attraverso telecamere a microonde e telecamere elettromagnetiche, come vede un body scanner, come vede un attack o una risonanza magnetica. E il gioco è fatto. Se te hai una telecamera satellitare che ti punta e ti vede in qualunque posto dove stai, è facilissimo torturare una persona perché sono in grado di vedere dove stanno le braccia, dove stanno le mani, dove sta la testa. Addirittura la telecamera è in grado di vedere le temperature. Guardate, il ragazzo sta spruzzando su una tenda l'acqua fredda e addirittura la telecamera rileva ogni tipo di temperatura, sia corporea, fisiologica all'interno della stanza. È facile surriscaldarci il corpo, è facile mettere una frequenza del dolore perché ci vedono, sanno dove stiamo, sanno che noi dormiamo su quel letto perché ci vedono con i satelliti.
È per questo che la sperimentazione del collaudo immette una sorta di frequenza a colori che loro le rivedono con una sorta di contrasto sui monitor, perché in realtà è come se stiamo collegati a una terapia intensiva che ci crea in continuazione la mappatura fisiologica. Questa invece è una scansione sintetica con frequenza X che permette di vedere proprio l'interno del nostro cervello, il collegamento che ci fanno all'interno della pineale, il collegamento che ci fanno all'interno dei nervi ottici, all'interno del cuore, all'interno dei polmoni. E tutto questo viene fatto con i satelliti in scanner GPS, sia in tecnologia d'analisi transcranica che sia in tecnologia a scansione diretta elettromagnetica, che crea il contrasto delle nostre frequenze fisiologiche del nostro corpo.